un documento programmatico per firmare un nuovo patto per la città di Scafati in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. Vogliono essere molto di più di un semplice fronte anti-Pasquale Aliberti, i candidati sindaci sconfitti Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto, che hanno ufficializzato una collaborazione politica con Corrado Scarlato, avversario del forzista nel prossimo turno elettorale. All'interno dei locali del Garden Bar, i tre leader di movimenti civici e partitici, più o meno di centrosinistra, hanno sottoscritto un patto progressista per un eventuale futuro governo della città. Con Francesco Carotenuto abbiamo iniziato un percorso assieme con un'assemblea congiunta delle liste che sono state espresse a nostro sostegno e insieme abbiamo deciso di onorare il mandato elettorale che abbiamo ricevuto, quasi il 25% della città, e abbiamo pensato che è giusto che le cittadine e i cittadini che ci hanno votato possano vedere la possibilità di vedere realizzato, se non del tutto, una parte del programma espresso da me e Francesco. E su questo abbiamo costruito un accordo programmatico con Corrado Scarlato, un accordo che parte su temi fondamentali come quello dell'ambiente, dell'urbanistica, della sicurezza, delle politiche sociali e che punta a costruire nella nostra città un nuovo ciclo. Certo, diverso da quello che avevamo immaginato, sarebbe ipocrita non dirlo, altrimenti diciamo, non saremmo andati separati tutti al primo turno, ma che ricuce finalmente in questa città anche un mondo largo e lo proietta, speriamo, finalmente verso il futuro. Dall'altra parte non c'è nessun nemico, la nostra non è certo una sacra alleanza, noi pensiamo che in campagna elettorale ognuno debba spiegare ai cittadini qual è la sua idea di città. Una scelta per Scafati che vive anche della benedizione del padre dell'ultima generazione del centrosinistra scafatese in città, l'ex sindaco Nicola Pesce, che ha introdotto i tre personaggi politici dopo aver ricordato il bisogno di unità davanti alle sfide che aspettano la città dopo anni di governi sciolti. Responsabilmente, insieme all'altro candidato sindaco che orbita nel nostro stesso recinto, in maniera responsabile abbiamo deciso di condividere questo percorso. Un percorso che ci abbiamo ribadito questa mattina non è un percorso fatto di accozzaglie, ma è un percorso che ci tiene legati attorno ad un'integrazione sostanziale del programma del candidato sindaco Corrado Scarlato. Ed è su questi temi che noi abbiamo voluto condividere il percorso con la nostra base e con i nostri candidati. È chiaro ed è evidente che nel primo turno siamo andati divisi perché ritenevamo, legittimamente o meno, di essere coloro che potevano dimostrare una visione diversa della città, ognuno a suo modo. È altrettanto evidente però che il secondo turno sono elezioni diverse e chi come noi si è candidato per guidare la città adesso deve farlo nell'ottica della responsabilità. Non prendere posizioni sarebbe stato un atto, a mio giudizio, errato, soprattutto perché, come si diceva anche stamattina, qui la questione non è allearsi contro qualcuno, qui la questione è creare un documento, una condivisione di programma per andare a governare la città e fare in modo che quel campo largo tenga insieme alla coalizione di Francesco Carotenuto, alla coalizione di Michele Grimaldi, le migliori forze all'interno di questo processo di cambiamento della città. La commissione di visione su diversi punti del programma elettorale, che si concentrano su temi come ambiente, urbanistica, sicurezza, politiche sociali e cultura, è il punto d'incontro che ha convinto le parti a lanciare una nuova sfida a voto dopo il risultato dell'oltre 40% dell'esponente di Forza Italia Aliberti. Come dicevo nei giorni scorsi, il nostro era un progetto innovativo e si sta dimostrando fino all'ultimo, con questa alleanza con Michele e Francesco Carotenuto e Michele Grimaldi, che io ringrazio, è veramente un grande piacere che una volta per sempre l'Unione possa fare la forza per il rilancio di Scafati. In questi giorni abbiamo lavorato intensamente, incontrandoci con tutta la base affinché potessimo fare una sintesi dei punti per il programma e per il futuro della città di Scafati e il rilancio di questa meravigliosa città. Noi siamo uomini coraggiosi, non amiamo l'odio, non ci appartiene, il nostro, come dicevo prima, è un programma serio per governare questa città in grosse difficoltà da 15 anni.